L'ultima ruota del carro è un film, diciamo forse il mio film più maturo, è una storia vera, la storia di Ernesto Fioretti, un mio amico, e ci tengo molto a questo film perché mi sembra di essere stato molto sincero, anche dal punto di vista della regia. Io sto in macchina, sto proprio in macchina, con la macchina da presa di spalla, me lo sono caricato sulle spalle questo film, per cui ci tengo tanto, tengo al fatto che questo film vada in giro, vada ai festival, che venga visto e veicolato dalla maggior parte delle persone, perché è un film anomalo per quanto riguarda la mia filmografia. Si bada meno forse al commercio, all'industria, e si bada di più alla sostanza di quello che viene raccontato. Si va in profondità nei personaggi e poi c'è un cast di grande rilievo, perché Elio Germano, Ricky Memphis, Sergio Rubini, Alessandra Mastronardi, Virginia Raffaele, Haber, che fa una cosa straordinaria nel film. Penso che rimarrà nella mia vita uno dei film più completi, e sono sicuro che dal punto di vista della regia proprio l'accortezza che ho messo nel fare questo film è particolare, perché nel momento in cui riprendevo, nel momento in cui il film veniva realizzato sul set, mi rendevo conto che stavo facendo qualcosa di diverso rispetto a quello che avevo sempre fatto. Forse peggio, forse meglio, non lo so. Adesso voi vedrete il film e poi me lo saprete dire. Rimandatemi ognuno di voi un filmatino come questo, così io li guardo tutti quanti siete e capisco se vi è piaciuto. Ciao, arrivederci. Ammappate mai.